Va ora in onda Spazio Aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV. Sì. Gentili ascoltatori, buonasera. In studio a pianetaoggitv.net da Venezia, in collegamento diretto con la rete digitale di Treviso Radio Science TV, Massimo Bonella, edizione straordinaria di Spazio Aperto. Dunque, prima di presentarvi l'ospite, che so già che molti di voi hanno già conoscenza di chi sia, vi devo dare alcune notizie per quanto riguarda un aggiornamento su questa grave situazione. Sarebbe il caso di usare il superlativo assoluto: gravissima situazione di questo Covid-19 che veramente ha messo in ginocchio tutti quanti, non solo l'Italia, ma anche parliamo a livello internazionale, o meglio intercontinentale. Intanto la drammatica situazione in Veneto: si registrano 163 casi positivi rispetto a ieri, sono oltre 2700 i contagiati dall'inizio del Covid-19, 4 decessi ieri, 80 dall'inizio di questo Covid-19. È ancora presto per parlare di inversione di tendenza. In Veneto verranno attivati centri Covid-19 in ogni provincia, lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, nella sede della Protezione Civile, al fine di contrastare sempre di più il Covid-19 in regione. Zaia ha spiegato che saranno attrezzati negli ospedali 1300 posti, altri 212 in pneumatologia e 206 in terapia intensiva. A questi si aggiungono i 700 negli ex ospedali che stiamo riaprendo per circa 3000 nuovi posti letto. È un piano di emergenza in essere, ha aggiunto il governatore Zaia, valutato negli ultimi 5 giorni e calibrato anche sull'ordinaria amministrazione. L'ospedale di Schiavonia per Padova resta il riferimento regionale. Nel vicino Friuli Venezia Giulia il numero dei decessi è arrivato a 30, 8 in più rispetto a ieri. I casi di positività sono 394. Iniziano ad essere interessate anche le zone di montagna, ad esempio Sappada, con un primo caso. Il sindaco ha detto: quanto pare dovremmo aspettarci altre positività ai test. Altro caso a Marano Lagunare, poi ritorniamo in montagna a Gemona, dove registriamo 4 casi. E purtroppo in queste ore abbiamo appreso una tristissima notizia per noi che lo conoscevamo. Abbiamo anche aperto un'edizione straordinaria per essere subito pronti a darvene conto della scomparsa sempre a causa del Covid-19 dell'ex magistrato del distretto antimafia di Venezia, Francesco Saverio Pavone, che ricordo condannò Felice Maniero, capo della Mala del Brenta. È stato intervistato più volte da noi, dal sottoscritto, con l'approfondimento Pianeta Oggi Report, che ricordo è quella trasmissione che va in onda sul circuito di emittenti radio televisive terrestri. In questo momento l'ho anche ricordato alla televisione del Centro Italia, la storica Telidea, parliamo della televisione terrestre, nel programma di supplemento al telegiornale dal titolo Terreno Comune, condotto in studio a Chianciano Terme da Sabrina Poggiani. In un intervento e un collegamento con la nostra testata abbiamo ricordato l'ex magistrato Francesco Saverio Pavone. Su questo naturalmente ci ritorneremo sopra, magari con dei prossimi approfondimenti del nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter. Questa è la notizia purtroppo molto triste che ci lascia basiti.
Dunque, io prima di andare avanti ho visto un messaggio dalla regia, vorrei un attimino una conferma se è tutto a posto, perché purtroppo il messaggio poi mi è sfuggito. Allora so che in collegamento con noi anche, che lo saluto anzi, Rosario Moreno, editore anche della rete Saiuz. Rosario, tutto a posto? Sì, per il momento sì. Stiamo andando in onda, ma ho un qualche problema con la regia, con un blocco, però siamo in onda lo stesso. Va bene, ecco, se ci sono dei problemi, certo, me lo dici, che subito ci fermiamo, certo, magari andiamo con un break musicale eventualmente, ma comunque, certo, se mi confermi io vado avanti, che presento l'ospite. Vai avanti tranquillo. Benissimo, grazie a Rosario Moreno, sempre puntuale in regia. Adesso vi presento un ospite molto importante che ci sta dando un aiuto veramente notevole, ci tiene informati su tutta la situazione in provincia di Venezia. Mi riferisco a Marco Nogarin, relatore con incarichi pubblici nel Veneziano. Lo saluto subito. Marco, buonasera e grazie ancora per essere qui con noi. Buonasera a te Massimo, buonasera anche a te Rosario. Ecco, so che in queste ore molte persone, devo dire moltissime, ecco, da come mi spiegavi, ti hanno fatto diverse domande. Ecco, c'è ancora un po' probabilmente di confusione, non si riesce mai a interpretare bene queste ordinanze. Ecco, ci puoi fare un po' di chiarezza? Ecco, com'è la situazione, un quadro generale in Venezia? Sì, guarda, è semplicissimo. Allora, innanzitutto desidero salutare prima di tutto i cittadini che ci stanno ascoltando, perché mi hanno scritto sino a poco fa alcuni e desidero proprio ringraziarli di cuore perché loro ci sono, quindi mi riferisco ai cittadini questa sera di Zelarino, che sono sempre qui nella nostra città di Venezia e Mestre, comunque collegati, Santa Maria di Sala. Abbiamo anche da Mira altri cittadini che ci stanno seguendo, che mi hanno telefonato, mi hanno fatto delle segnalazioni che sono importanti e che ritengo proprio doveroso salutarli e ringraziarli di cuore. Diciamo che questi cittadini qua, oltre a fornirmi i loro dubbi, qualche perplessità, sì, mi sollevano anche ovviamente le varie problematiche che vivono tutti i giorni, ormai adesso col problema qui di questo coronavirus, il Covid-19, sappiamo che siamo a livello nazionale tutti quanti, diciamo dentro qui alle nostre case, dobbiamo tutti quanti stare attenti a come ci muoviamo, quello che facciamo, dobbiamo un attimo, abbiamo cambiato il nostro stile di vita in poche parole, però purtroppo da tutti i nostri paesi qui attorno, che ho appena citato, mi arrivano delle notizie che ancora pochi cittadini, ce ne sono pochi, non troppi, per carità, non voglio dire che sono tanti, ecco, in poche parole, non rispettano questo decreto. È fondamentale rispettare questo decreto di rimanere a casa, però purtroppo alcuni non rispettano e quindi fanno sì che altri cittadini che sono a casa e che li vedono magari dalla finestra o perché escono fuori a fare la spesa e vedo che tutti gli altri stanno fuori a passeggio a fare quello che vogliono, dà un po' fastidio, perché viene spontaneo dire ma io sto qui a casa e loro no. Diciamo che non è un fare un torto a quello che sta a casa, diciamo, ecco, è farsi del male tutti quanti assieme, perché non rispettare questo decreto qui, rimanere a casa per questo, posso dire anche breve periodo, perché non stiamo parlando che dobbiamo rimanere in casa un'eternità, rimaniamo in casa sino a quanto ci è stato dato ordine di rimanere affinché riusciamo ad abbassare un attimo questo evento che stiamo subendo. Quindi se tutti quanti ci mettiamo nell'ordine di idea di rimanere a casa, forse ce la facciamo, no? Quindi non penso sia molto difficile. Io mi riferisco ai parchi pubblici, mi riferisco a quelle aree magari un po' più nascoste, qualche argine di qualche canale dove intere famiglie potrebbero farsi le passeggiate. Ho sentito si vanno a fare anche qualche grigliata a qualcuno, me ne sono arrivate un po' di notizie di questo genere qui. Ecco, diciamo che se queste persone qua riuscissero a comprendere quanto può essere pericoloso questo virus e ascoltassero un po' quello che dicono i medici, forse cambierebbero idea, ma probabilmente non ci pensano ancora, quindi non si rendono conto del pericolo che espongono anche i loro cari, perché poi magari tornando a casa si portano a casa qualcosa che non vorrebbero. Il problema subentra dopo,
quando è momento di dover ricorrere alle cure mediche in ospedale, e quando in ospedale si sa benissimo che i posti ormai non ce ne sono, qui siamo messi male. Quindi se ci stanno dicendo tutte queste cose per televisione, parlato, tutti l'hanno detto in tutte le salse, e ancora non c'è entrato in testa, questo qui lo riterei un fatto grave, Massimo. Certo, in effetti, ecco, anche nei mass media lo si ricorda sempre, rimanere in casa, eccetera. Ho avuto notizia anche oggi pomeriggio da un amico che mi diceva: guarda, vedo su un condominio che sono scesi in giardino e ci sono i bambini che giocano a palla e i genitori là ammassati che parlano, che ridono, che fanno le battute. Ma allora vuol dire non capire niente, nemmeno, voglio dire, le cose più elementari. Poi c'è un'altra cosa: se questo coronavirus si deposita sulle superfici, no? Chi mi vieta di pensare, andato momento, che anche possa andare sul pallone, voglio dire su quella parte, no? E quindi il pallone diventa un vettore, no? Ping pong, avanti indietro, e quindi ecco che va a portare la trasmissione. Mi viene in mente ad esempio i microfoni dei giornalisti quando vanno tutti quanti ammassati lì a intervistare i politici. Se qualcuno per esempio che ha questo problema, veramente quel microfono diventa un vettore numero uno, o come anche gli smartphone che li portiamo sempre alla bocca. Quindi bisogna vedere anche dove li mettiamo, quando li andiamo a toccare, cosa prima abbiamo toccato. Quindi sono cose che non ci pensiamo, ma sono importanti. Per quanto riguarda i microfoni, in effetti adesso abbiamo trovato il sistema, no? Quindi con l'asta, e poter fare l'intervista a distante, ma era per spiegare un po' il concetto, no? Di come facilmente si può prendere il contagio. E allora voglio dire, in questi casi qui sono vietati gli assembramenti delle persone sia in esterna ma anche all'interno delle case, Marco? Sì, sono vietati gli assembramenti di persone all'interno delle case, stiamo parlando di nuclei familiari, quindi è inevitabile che ormai all'interno delle case il nucleo familiare è ristretto su se stesso e il contatto per forza di cose c'è continuamente, e chi vive assieme per forza di cose, se non altrimenti dovremmo separare anche i letti e chissà cosa, cioè, ecco, queste cose qui non possiamo arrivare a questi livelli qua, perché ormai si dà già per certo che all'interno del nucleo familiare se ce n'è uno di positivo non ci vuole tanto che l'altro diventi positivo al coronavirus. È normale, questo qui si vive assieme, quindi si vive troppo vicini, quindi è impossibile non essere uno con l'altro portatore. E l'importante è rimanere a casa, perché se tu non sei positivo, se tu sei un portatore sano o non sei un portatore sano, lo rimani, perché abbiamo sentito, ci hanno dato da capire che anche di portatori sani possono essere portatori sani, non soffrirne, però essere pericolosi per gli altri. Quindi ecco, questo qui è molto importante comprenderlo. Il discorso di usare un pallone, come hai fatto te l'esempio, come vettore o cosa, sì, se uno è un portatore sano, stanutisce, si è toccato le mucose, ok, tocca il pallone, lo passa a un'altra persona, l'altra persona tocca, poi si tocca la bocca, si tocca gli occhi, il naso, diciamo tutte quante le parti che possono essere contaminate, ecco, abbiamo capito che abbiamo mancato delle misure igienico-sanitarie importanti, perché ci hanno dato le istruzioni di lavarsi spesso le mani, evitare il contatto con altre persone che soffrono magari di infezioni respiratorie, abbracci, strette di mano, tutte queste cose qui, ecco, perché ce le dicono sempre, assieme anche di evitare l'uso promiscuo delle bottiglie, bicchieri, tante cose che possono andare a contatto da una persona all'altra. Ecco, se noi evitiamo queste cose con l'estraneo che non fa parte del nucleo familiare fuori, ecco, evitiamo anche di portarci magari appresso questo virus. Però nella situazione che stiamo vivendo oggi, ripeto, ci hanno dato, lo potrei io definire un obbligo, di non uscire, rimaniamo a casa. Io capisco che non è semplice rimanere a casa, soprattutto magari chi è chiuso all'interno di un condominio che non ha modo di uscire, cioè, ho qui delle persone che mi hanno fatto delle segnalazioni che ci sono state delle persone che vanno al supermercato 4-5 volte al giorno, e vanno più che altro anche per farsi qualche discorso, per trovarsi con gli amici fuori, sembra quasi diventare una scusa, si prende una o due cose,
ricordiamo che uscire per andare al supermercato deve essere una necessità di prendersi il fabbisogno alimentare, ma non deve essere la scusa per uscire ad incontrarsi con l'amico o altro. Questa qui è una cosa da tenere in considerazione. Poi uscire fuori all'aperto, anche questi ragazzi, perché mi hanno segnalato gruppi di ragazzi giovani, ecco, a proposito proprio sulle segnalazioni, io posso dirti benissimo che i cittadini collaborano molto con me su queste cose qui, perché mi fanno le segnalazioni. Quando avevo messo nei social anche di comunicarmi se avevano qualcosa di necessario, mi sono arrivate delle segnalazioni, mi sono arrivate, guarda, da Santa Maria di Sala, dove che innanzitutto, beh, conosco personalmente, ho avuto modo di conoscere per altre cose, per motivi anche di servizio, il sindaco Nicola Fragomeni, che lo voglio salutare, e anche l'assessore all'ambiente Stefano Bacchin, e l'assessore alla sicurezza e ai lavori pubblici, l'avvocato Francesca Scatto, che è molto attenta anche lei ai cittadini e alla sicurezza del territorio. Io su quel territorio là ho avuto modo di conoscere anche la coordinatrice al controllo del vicinato, Paola Regato, che è molto attenta anche lei a questo problema del coronavirus, che molte volte si arrabbia anche lei, perché mi informa pure che purtroppo anche la domenica ci sono ancora molte persone che non rispettano il divieto e vedono che vanno fuori, che passeggiano, che viene spontaneo un po' arrabbiarsi. Dice, ma è possibile che non siamo in grado di stare a casa? Però non è l'unica, perché alcuni cittadini mi hanno segnalato, per esempio, che ci sono ragazzi in gruppo dalle parti, proprio di Santa Maria di Sala in centro, dalle parti di Via Olimpia, che conosco molto bene, a Veternigo, le aree dei parcheggi del cimitero, ci sono dei gruppi di ragazzi ancora che ogni tanto si trovano, a Caselle, in Piazza Aldo Moro, mi hanno detto ancora avendo visto altri gruppi di ragazzi, ma capisco che questi ragazzi, forse come in altre città, non sono capaci di stare a casa o cosa, però è importante capire quanto questo deve essere importante. Cioè, i genitori stessi dovrebbero consigliare, se non obbligare, i loro figli a rispettare quelle che sono le regole, ma soprattutto le leggi, perché un decreto è una legge, capisci? Se noi non rispettiamo queste regole, le leggi, tutti fanno quel che vogliono, e allora di questa situazione non ne andiamo più fuori. Dobbiamo metterci in testa di riuscire a rimanere a casa. Certo. Ecco, io prima ho fatto questa domanda banale, ma all'interno è ugualmente, cioè non è vietato rimanere, assemblarsi tutti assieme, ritrovarci, riunirsi, ma ecco, una pizza, eccetera, perché ci sono stati dei casi, sono stati anche, se non ricordo male, multati. Cioè, bisogna che i cittadini maturino questo, che non è che è una dittatura, che uno non può, ecco, è proprio per cercare di tutelarsi tutti noi. Quindi, insomma, un minimo di buon senso, voglio dire. Poi un'altra domanda un po' tecnica, chiedo alla regia, perché io con i social network, non, durante le trasmissioni, durante il lavoro giornalistico, non ho e non voglio avere a che fare, diciamo, io ho la mia linea, ecco, mia personale, nel senso che le persone, se vogliono, si sintonizzano sui nostri sulle nostre frequenze e sui nostri server. Ecco, comunque, siccome vedo dentro, sbirciando un attimo sul Facebook, vedo che ci sono delle, c'è una domanda, praticamente un certo Nicola che dice, poi non so perché ha scritto tutto in maiuscolo, di solito scrivere in maiuscolo vuol dire urlare, cioè non è proprio il caso, no? Cioè, si può anche scrivere in maniera normale. Allora, rispondete alle nostre domande, io credo di sì, magari possiamo far così, chiedo alla regia centrale, quando, che ha in mano anche, diciamo, i social, ecco, quando li attraverso alla regia di Sayuz, vedi qualche domanda, mai ci interrompi e poi formulare la domanda, dopodiché Marco gentilmente come sempre potrà rispondere. Tra altre cose, io ricordo, questa è un'edizione straordinaria, cioè siamo fuori di ogni schema, di ogni orario, quindi potremo andare anche avanti ad oltranza. 21:50, ricordo, questa è Radio Sayuz. Ecco, Rosario, sì. Chiedo lumi un attimo, poi andiamo avanti con un'altra domanda sul discorso della regia. Mi piacerebbe sapere dove è scritto, perché sulla pagina Facebook di Radio Sayuz io posso controllare quella, non le altre pagine Facebook di altri. Di Radio Sayuz non c'è nessuna domanda fatta, non la trovo. C'è scritto un quesito, se possiamo, se rispondiamo alle domande, in effetti qui vedo... se vogliono scrivere, ma che scrivano, io controllo la pagina Facebook tranquillamente, come anche abbiamo una chat sul sito di radioscience.it, possono scrivere anche là.
quindi ovunque ce l'ho tutte e due sotto controllo senza nessun problema. E anche perfetto. Allora, Rosario, per tagliare la testa al toro, come si suol dire, invitiamo gli ascoltatori di porre le domande direttamente nei nostri siti web radio e quindi nella chat specifica, così siamo a posto, insomma. Certo. Va bene. Allora, riprendiamo dunque. Volevo dire chiedo un'altra cosa a Marco. C'è il discorso della spesa, ecco, lì molto spesso anche a me mi chiedono, no? Allora, innanzitutto un componente solo familiare deve recarsi alla spesa. Poi l'altra cosa che io pensavo, dunque, quando uno va a fare la spesa, tiene conto anche che i soldi che vengono toccati da tutti diventa un pericolo, anche perché da come sentivo i medici, cioè gli esperti in materia, questo virus si attacca molto facilmente su metallo, su tipo, non so, sui materiali in ferro, in acciaio, e rimane anche per parecchio tempo. Ecco, quindi anche qui sarebbe bene andare non solo con la mascherina, ma anche con dei guanti. Ecco, ci puoi dire qualcosa su questo? Anche se capisco non è proprio la tua tematica, ci dovrebbe un virologo qui, ma in base alle normative, no? Cioè, cosa dicono in materia su questo punto specifico? Guarda, allora io ovviamente d'accordo, non sono un virologo, però una cosa che posso dire, che hanno sempre detto e ci hanno consigliato dall'inizio, è quello di lavarsi spesso le mani, lo dicono in continuazione. Se noi facciamo e utilizziamo questo sistema qui ogni volta che rientriamo a casa, ogni volta che tocchiamo qualcosa, ogni volta che, allora probabilmente questo virus non ce lo porteremo sicuramente alla bocca, al naso, agli occhi, perché toccando con le mani non solo magari i soldi ma anche altre superfici, non so, siamo al supermercato, ma hai fatto l'esempio del supermercato, appoggio le mani sulla cassa per prendere la merce che ho acquistato, ecco, anche la cassa potrebbe essere infetta, io in quel momento vado a toccare con le mani la cassa, non è che attraverso la pelle delle mani sono contagiato, ma sicuramente le mani prima o poi me le porto al viso, perché tutti prima o poi si portano la mano al viso per tanti vari motivi, mi fa prurito il naso, mi tocco un attimo le guance, qualcosa, il che vado ad infettarmi. Sembra strano, ma è così. Stiamo parlando di un virus, stiamo parlando di una cosa che non si vede, stiamo parlando di una cosa molto molto pericolosa. Quindi se noi laviamo molto bene le mani, perché ci dicono sempre 40 secondi tutte, per garantire che sono stato abbastanza strofinale, che prima o poi sono riuscito a togliermi anche le parti più nascoste, questo è molto importante. Noi dobbiamo partire con questo presupposto della prima regola delle misure igienico-sanitarie: lavarsi spesso le mani. Il discorso di andare al supermercato invece, come dicevo prima, per trovarsi fuori o per altre cose, questa qui è un'altra cosa, e che voglio di nuovo risollevarla: per cortesia non fate incetta di generi alimentari. Io ci tengo a ripeterlo, l'ho ripetuto anche l'altra sera, perché purtroppo accade ancora, non fanno in tempo a rifornire le scaffalature di generi alimentari, che subito c'è una raffa tutto, ecco, e questo non occorre, perché la merce arriva sempre, non è che non arriva, lasciate il tempo ai fornitori di portare la merce, perché non è che possono portare prodotti freschi in una quantità enorme perché hanno paura che tutti quanti se la prendano e poi rimane là, devono portare delle quantità che sono misurate, non perché non ce n'è, ma perché poi va a scadere, e anche prendersene troppo di prodotto fresco ci va a scadere a casa. Quindi è inutile prendere tanto materiale deperibile per inventarsi magari, non so, di congelarlo, di fare le cose più strane, che possiamo averlo sempre fresco. No, non facciamo questo qui. Il discorso invece di uscire a casa, trovarsi, come mi hanno detto, anche al supermercato a parlare, o all'interno di un ferramenta, perché anche questo l'ho sentito, mi hanno detto anche questo qui, è una cosa che non si deve fare, perché ritrovarsi fuori vuol dire fare assembramento. Fare assembramento non solo all'aperto, ma anche nei locali comuni che sono per fare tipo la spesa, perché dei supermercati che sono magari un po' più grandi hanno spazi interni, allora è permesso di entrare più persone, uno per famiglia, adesso ti fanno entrare obbligatoriamente perché hanno capito che troppe persone all'interno non ce ne possono stare, devono dare modo a tutti di poter fare la spesa. Però hanno visto che
tante persone si trovano all'interno per chiacchierare, e quelli che lo fanno anche fuori ed escono con la scusa perché fanno quella dichiarazione, no? Quel certificato che bisogna portarsi appresso, o te lo fanno le forze dell'ordine nel momento del controllo, lo utilizzano per imbrogliare, per trovarsi fuori, perché deve essere il motivo di uscire. Qui bisogna un attimo stare attenti, perché essere disobbedienti su queste norme qua vuol dire farsi del male a te e ai propri cari, come l'ho detto prima. È proprio di oggi anche un comunicato che mi girava il dottor Enrico Gavanin, della sorveglianza e controllo del vicinato di Venezia, qui lo saluto, che abbiamo sempre parlato qui nel comune di Venezia. Mi ha informato appunto che dalla polizia, lui ispettore di polizia, abbiamo un bilancio positivo, perché i controlli su strada e sull'acqua, la questura di Venezia, che sappiamo benissimo che è impegnata per far rispettare tutte quante le varie disposizioni, che ringrazio sempre di cuore, hanno fatto un loro bilancio. Quindi in questi primi giorni diciamo abbastanza positivo, sono un po' calati i disubbidienti, quindi c'è una presa di coscienza, anche se abbiamo ancora qualcuno che si fa prendere in flagranza praticamente e incorre in quelle infrazioni. Queste cose qui purtroppo non vorremmo mai sentirle, però purtroppo accadono. Io so che è stato intervistato anche il dottor Enrico Aragona, che è il dirigente della squadra volante della questura di Venezia, che conosco e saluto anche lui veramente di cuore. Hanno fatto appunto una loro intervista dove hanno spiegato un po' come avvengono ancora queste uscite di casa con l'imbroglio, ecco, no? Perché cosa vuoi? Devono trovare la soluzione per uscire di casa, per fare un po' di trovarsi con l'amico, fare un po' di compagnia, che però dopo però purtroppo cadono in un controllo, e quando cadono in un controllo dobbiamo capire un attimo che hanno commesso un reato. Commettere un reato, già te l'hanno scritto nella dichiarazione, perché uno va a dichiarare sotto la propria responsabilità, che ha conoscenza di tutte le misure del contagio, che deve sapere il motivo che esce, sono soltanto quelle di comprovate esigenze lavorative, l'abbiamo sempre detto, le situazioni di necessità, che potrebbe essere quelle di generi alimentari, motivi di salute, anche accudire una persona che sta male, l'ha detto pure anche il dottor Enrico Aragona, appunto, che cerchiamo di andare da questa persona anziana, magari se sta male, ma non dobbiamo andare quando ne sentiamo la mancanza, sono due cose diverse, attenzione, perché se no altrimenti questo ne sente la mancanza, io ci vado, e qui allora può andare per tutti quanti. Cerchiamo un attimo di misurare questo grado di urgenza, ecco, e poi rientro presso il proprio domicilio, che sappiamo se uno è fuori o deve rientrare nella propria abitazione o residenza, si trova da un'altra parte, deve tornare a casa, può farlo. Ecco, se noi veniamo a mancare a questa ordinanza, a questo decreto, si incorre nell'articolo 650 del codice penale, è l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità praticamente, quindi è penale. Quando dicono commetti un reato penale, hai problemi poi con la tua fedina perché ti viene segnalato, pagherai un'ammenda, ci sarà, che è tutto vero comunque, perché si incorre proprio una denuncia, perché si viene a mancare a quello che è un decreto. È una cosa molto importante, non è come fare un divieto di sosta, forse la gente non se ne rende ancora conto. Quindi mi piacerebbe invitare tutti i giovani ragazzi a capire che non è solo una questione dell'articolo 650 del codice penale, per carità, per i giovani, vado a dire ancora, è proprio un problema di salute igienico-sanitario, perché purtroppo poi voi potreste infettare un vostro caro, un vostro nonno, qualcuno che è più debole, e che anche se voi non vi fa nulla questo coronavirus, diciamo, perché voi magari siete portatori sani, faccio l'ipotesi, per carità, voi andate a infettare una persona che sta bene, che è un anziano, che poi ne pagherà delle conseguenze. Sappiamo benissimo che in quella dichiarazione poi c'è scritto un'altra cosa, che oltre all'articolo 650 ti mettono anche salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Sì, cosa vuol dire ancora più grave reato? Loro insistono a mettere queste piccole parole, ma queste piccole parole si collegano a qualcosa. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu sei uscito fuori, hai mentito anche l'autorità giudiziaria, oltre che a mancare, perché sei uscito per fare una cosa che non era quella prevista dal decreto, sei uscito perché dovevi incontrarti con gli amici o fare cosa, tu hai dichiarato il falso, quindi in questo caso qua tu incorri anche nell'articolo 495 del codice penale, che è proprio la falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale. Questo è molto importante. Non dimentichiamo poi anche quelli che magari pensano, vedendo anche le forze dell'ordine, che se ne vanno anche via, cambiano direzione, e
anche a volte può succedere magari anche all'alte, qui andiamo a fare una resistenza al pubblico ufficiale, è un altro reato ancora, 337 codice penale, cioè ce ne sono finché vogliamo, perché andare incontro di tutte queste cose qua, questi dispiaceri, sicuramente nessuno vuole portarsi a casa nulla, e le forze dell'ordine non sono là per fare queste cose, ma sono là per informarci, per presidiare gli ambienti affinché tutti facciano il loro dovere, rimanere a casa, oppure che si muovano per un motivo che possono farlo. Ecco, allora, qui veniamo, prima di dare la linea un attimo alla regia centrale, perché c'è una considerazione molto interessante. Ecco, vorrei chiedervi questo, si è parlato anche molto delle autodichiarazioni, eccetera, poi dopo vorrei anche ritornare alla fine sul discorso delle code che si vede, ad esempio, si vedono fuori dai panifici, anche fuori dalle banche, ecco, gli uffici postali, ma quello una cosa alla volta. Allora, per quanto riguarda la autodichiarazione, se ad esempio uno, ecco, supponiamo, va a fare la spesa, prende la macchina, esce un attimo dal centro, fa un chilometro o due, ecco, se viene fermato, deve avere con sé un foglio già compilato o si può fare in seduta stante? Si può fare in seduta stante. Se uno non ha il foglio compilato con sé, fa la dichiarazione spontanea direttamente alle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine hanno già loro comunque dei documenti per scrivere questa dichiarazione. Me la sono dimenticata a casa, sono uscito fuori per andare a fare la spesa o sto andando a lavorare, non mi sono dimenticato il foglio a casa, sono partito in fretta e furia e mi sono dimenticato sto foglio. Mi fermano, mi chiedono dove sto andando, se ho fatto la mia dichiarazione, che dichiaro sotto la mia propria responsabilità dove sto andando. A quel punto là io dirò: no, guarda, me la sono dimenticata, purtroppo me la sono dimenticata, sto andando al lavoro. Loro si prendono il loro modulo, lo scrivono, te lo fanno firmare, ti fanno dichiarare, ed è la stessa cosa che ho detto fino adesso, bisogna dichiarare la realtà, non bisogna imbrogliare assolutamente. Ricordo che le forze dell'ordine non sono nate ieri, quello è il loro lavoro, riescono anche a capire se tu gli stai raccontando più o meno la verità, e poi loro in ogni caso loro si accertano da se stessi per capire un attimo se realmente tu ti stai recando al tuo posto di lavoro o stai andando in qualche altra parte. Non dobbiamo qui fare una questione di furbizia o di cosa, cerchiamo di fare una cosa di lealtà e pensare che queste forze dell'ordine qua sono messe sul campo proprio per aiutarci. Questo è il punto di partenza. Ecco, perfetto. Allora, c'è un'altra cosa che emerge, perché qui le cose sono due, o alla fine diventa, perché c'è anche quel pericolo lì, un'ossessione, oppure effettivamente è la realtà. Mo vediamo dove rimane il confine tra queste due. Praticamente, quando mi fermano, supponiamo, e facciamo una dichiarazione subito lì, no? Perfetto, mi fanno firmare, e quindi cosa succede? Che tu devi prendere una penna in mano. Allora, o prendi la tua e firmi, ma uguale, cioè tocchi il foglio che loro ti danno, o prendi la penna sua di loro. E allora anche qui c'è un vettore di contagio. Cosa ne pensi, Marco? Allora, io penso che ho visto le forze dell'ordine che hanno anche loro dei guanti, che è una cosa importante. Come potresti averli, dovresti magari averli anche te per toccare qualcosa di qualcun altro, perché non c'è dato permesso darci la mano, quindi già qui sappiamo che non possiamo toccarci mano con mano. Quindi se esatto, io prendo una penna in mano e la passo a te, che io sono senza guanti, tu sei senza guanti, questo qui è come il discorso del pallone che avevi fatto prima. Ecco, cerchiamo di capire anche questo qui. Certo. Tutti quanti i materiali potrebbero diventare veicoli. Ecco, cerchiamo di mantenere un po' l'attenzione alta su queste cose, perché per esempio il carabiniere o il poliziotto che ha dei guanti addosso, che vedi che sono quelli là in latice, li avrei visti anche per televisione nei posti di blocco, nei controlli, hanno dei guanti, cosa occorre questi qua? Ma non solo per non contagiarti te, ma anche loro stessi si preservano di salute, perché loro, devi pensare, sono i più esposti di tutti, perché come personale operante loro che sono a contatto direttamente con tutte le persone, anche con quelle che non hanno la mascherina o cosa, per quanto si mantenga una certa distanza, sono sempre molto molto esposti al rischio di contagio. Quindi ecco che vedi che tutto il personale di polizia che opera sono esposti a questo grave rischio e pericolo. Quello che è una cosa molto
molto importante quella che ha detto nel servizio di intervista appunto Enrico Aragona, ha detto una cosa molto importante, perché molte persone si sono fatte dei dubbi. Esco per un motivo, che è una situazione di necessità, vale sì, è o non è necessità? Allora, per vedere un attimo, per rendersi veramente conto se stiamo uscendo a fare qualcosa di giusto o di sbagliato, sarebbe bello che ognuno risponda a una propria domanda che se la deve fare, se deve chiedersi: è davvero necessario che mi sposto oggi? È proprio necessario? Ecco, la risposta la puoi conoscere solo te che esci, il perché, non sicuramente il poliziotto che ti fermi in quel momento del controllo. Quindi ecco, se ognuno di noi si facesse questa domanda, io sono sicuro che molti poi diranno: no, guarda che veramente non serve che esca oggi, pertanto comunque potrei uscire anche domani, non è che mi venga a mancare la terra sotto i piedi o c'è un qualcosa che devo per forza uscire. Ecco, dobbiamo trovare la scusa per rimanere a casa più che altro che uscire. Però non è cosa facile, perché, come ho detto anche se le fa, non solo noi italiani, chiunque, siamo abituati a uscire molto spesso e quindi a trovarci in gabbia se stiamo a casa. Ma rimanere a casa non è che sia la fine del mondo, ecco. Dopo lasciamo perdere che quando escono, magari, come anche dei giovani, fanno anche danni, ecco. Qui vorrei collegarmi anche brevemente, se mi è permesso, e saluto anche Giorgio Rocelli, che è il presidente del gruppo, del comitato del quartiere Pertini di Mestre, che questa notte gliene è capitata una nel quartiere. Si pensa siano state opere di qualche, non dico tanto ragazzata, perché è un danno che hanno combinato questi qua che hanno fatto questo, cioè questa notte hanno manomesso praticamente le valvole della pompa antincendio del quartiere, hanno allagato tutta l'area circostante, cioè questo qui è stato un danno grandissimo, perché aprire le valvole dell'antincendio di notte hanno fatto veramente un grande danno all'interno del quartiere. E quel quartiere là, ci tengo anche a ricordare che è un quartiere molto ben tenuto e ben controllato, perché anche Giorgio Rocelli è un coordinatore della sorveglianza e controllo del vicinato e molte volte ha messo a disposizione gli spazi comuni affinché anche il dottor Enrico Gavanin e anche il sottoscritto, che sono sempre stato chiamato come relatore pubblico per informare e formare il cittadino nella tutela e salvaguardia ambientale, ci ha dato sempre l'opportunità di parteciparvi e di presenziare lì all'interno di quegli spazi pubblici. Il quartiere è ben tenuto, insomma è raccolto, hanno fatto dei bei lavori all'interno e ringrazio molto anche l'amministrazione comunale, perché si sono veramente dati da fare non poco, perché quel quartiere là mi ricordo ancora anni fa come era ridotto, insomma adesso l'hanno sistemato, hanno una loro piazza, è bello, insomma veramente bello, hanno fatto anche un campo da calcio, insomma hanno un campo da basket, insomma hanno veramente creato degli spazi per i giovani. Vedere poi che ci sono degli altri giovani che vanno a danneggiare, a saccheggiare, a fare queste cose qua, purtroppo fa male soprattutto a Giorgio Rocelli, che questo qua per lui è stato veramente un grande colpo, e adesso si è detto pronto anche a denunciare, perché vuole che come comitato vogliono costituirsi parte civile, perché è un danno quello che hanno fatto. Certo, mi dispiace anche di questa cosa che veniamo ad apprendere, nemmeno di fronte a questi casi qua. Ecco, finché ci sono persone che girano nelle nostre strade di questo cervello, non c'è tanto a volte da stare tranquilli, no? E volevo sollevare un altro problema. Ecco, mi ha scritto Annalisa da Mestre e diceva: sono uscita verso le ore 13 per portare la spesa ai miei genitori, in giro ho trovato un sacco di gente col cane, ma tanti che passeggiavano beatamente e si fermavano anche a parlare con altri proprietari di cani, quindi era tutto, come si può dire, un parlatorio. Lei prosegue e giustamente dice: ma la vogliamo smettere? Ecco, purtroppo non vedo tanti controlli. Ecco, cosa ci puoi dire su questo? Eventualmente, ecco, supponiamo il caso, come è stato visto, osservato da Annalisa, che non ci sono tanti controlli e una persona, un passante, vede questi assembramenti di persone, può eventualmente lei anche segnalare
alle forze dell'ordine queste situazioni e poter intervenire sul posto? Allora sì, lei può segnalarlo, lei anche deve segnalarlo, perché comunque ripeto che quando si viene a mancare a un decreto si viene a mancare penalmente in questo caso, perché è una legge. Ecco, non segnalare sarebbe mancare essere complice, se la vogliamo. Poi sa, uno non ha visto niente e basta, ma dal momento che tu hai assistito che è corretto segnalare, quindi si chiama la polizia locale, basterebbe se si vuole chiamare i carabinieri per caso, per carità, nessuno dice niente, l'importante è segnalare. Queste persone purtroppo ce ne sono parecchie, perché per esempio qui su un paio di messaggi mi hanno scritto, me l'ha scritto uno da Spine anche e uno me l'ha scritto da Mira. Da Mira, da quello che vedo qui, mi segnalava praticamente via Giuseppe Mion, l'area del parcheggi auto, che anche qua c'erano dei ragazzi per esempio. Sì, allora questa persona qui ha visto dei ragazzi, si è permessa a dirgli qualcosa, che devono rimanere a casa o altro. Questi ragazzi di per lì gli hanno risposto anche male, di pensare agli affari suoi, le solite cose. E questa persona me l'ha scritto, glielo consigliate, insomma, quando si vedono queste cose qua, inutile anche cercare di dire qualcosa, perché innanzitutto non gli interesserà niente, siamo sicuri, perché se sono già là vuol dire che non gli interessa. E due, avvisate le forze dell'ordine, casomai, cioè pattuglie che girano ce ne sono, non è che non ce ne sono, è che il territorio è grande, non abbiamo, non ci sono praticamente tantissime pattuglie a disposizione, ma ci sono, perché ci sono, le vedo comunque fuori in strada. Dobbiamo, se non altro, quando passano, magari siamo anche lì nelle vicinanze, alzare la mano e segnalare il fatto, o se no altrimenti alzate la cornetta e segnalate. Sempre a Mira, adesso che ho citato Mira, anche in via Dante Alighieri mi segnalavano dove è il centro commerciale praticamente di La Sole, anche qui hanno visto gente in passeggiata in gruppo, e dicevo, ma è possibile che nessuno faccia niente o cosa? Anche Mira è controllato, anche lì c'è la polizia locale, so come funziona, conosco il sindaco, anzi saluto il sindaco Marco Dori per tutto l'operato che stanno facendo anche loro, però purtroppo come su tutti i paesi c'è sempre chi fa la differenza. Ecco, perché se a Mira mi succede questo, se torno di nuovo per esempio a Santa Maria di Sala, io so che lì sono molto ferri e attenti, perché abbiamo il controllo del vicinato per esempio, che è coordinato, c'è la coordinatrice la Paola Regatto, che anche loro sono, come si può dire, riuniti con vari gruppi, perché loro i gruppi WhatsApp sono collegati tra sé, come funziona il controllo vicinato, no? Si mandano i messaggi, si comunicano, se c'è qualcosa che non funziona, poi sono i coordinatori eventualmente che hanno le forze dell'ordine nel caso succeda qualcosa. L'ho fatto un po' veloce e breve, però dobbiamo capire una cosa, che il controllo vicinato per esempio in quel caso là da loro è una cosa ancora più importante ultimamente. Perché? Perché col fatto di questo coronavirus, ed è una cosa che veramente mi ha fatto molto piacere sentire anche da Paola appunto, che si è spesa con queste parole qua, dobbiamo capire che possiamo essere veramente utili in tanti modi. Per esempio, in questo momento qua il controllo vicinato non deve essere solo il controllo del vicinato, ma deve essere il controllo del bisogno del vicinato. Dobbiamo pensare che tutte le persone che sono sole, che hanno necessità di una spesa, dei farmaci, anche una parola che si può dare per telefono, qui i gruppi WhatsApp che sono collegati. Cioè, il cittadino ha imparato pian piano a fare squadra con i cittadini, fare rete, tessere questa rete che è molto importante, è una cosa fondamentale, perché se riusciamo a essere più uniti e comunicativi, abbiamo capito che è più difficile che ci sfugga il bisogno che ha il vicino. Ecco, se noi mettiamo su questa base qui il nostro principio del controllo del vicinato, in questo caso qui il controllo del bisogno del vicinato, è come fare eterno, direi. Cosa dici? Sì, sono d'accordo, però ecco, voglio dire, c'è ancora purtroppo a mio avviso confusione, no, sulle persone. Quello che però dà fastidio non sarebbe niente se chiedessero informazioni, se qualcuno anche gli fa delle, gli fa notare alcune cose che possono essere scomode, insomma, lì per lì, no? Allora, piuttosto che rispondere male, ma chiede, ma perché mi dici questo? Allora uno al limite glielo spiega, perché siccome a volte vedo anche
Leggo anche sulla rete gente che dice: ecco, la cura per coronavirus, spegni la televisione, spegni i notiziari, i giornali radio, i giornali, e dopo per strada si notano questi comportamenti qua. Questo ora, che la televisione abbia anche stancato, perché non è più la televisione, ad esempio, dico io, degli anni 80, no? E questo ci può anche stare, per carità, però sta di fatto che in un'emergenza uno, secondo me, deve accendere la televisione per capire un po' cosa succede. È fondamentale seguire le notizie. Purtroppo oggi le notizie sono sempre quelle adesso, perché ogni canale che tu giri si parla solo del coronavirus, però d'altronde stiamo parlando di una cosa molto grave, che non è una cosa banale, quindi sentiamo bollettini, ci danno informazioni a che punto siamo oggi, quanti contagi, quanti guariti, purtroppo quanti decessi, e queste cose qua non è facile neanche abituarsi. Ecco, se tu pensi poi che non siamo proprio abituati a sentire e vivere un periodo così, molti vorrebbero proprio fuggire da queste notizie, quindi preferiscono anche spegnere la TV ed evadere, nel vero senso della parola. Evadere e non seguire, che poi, per carità, le notizie, quello che si dice per televisione sono più o meno le stesse cose, si capisce, però molte volte, se si ha la fortuna di imbattersi in quel discorso che magari interviene un virologo che spiega la gravità del contagio e come avviene questo contagio, se si ascoltasse, se avesse la fortuna di ascoltare magari quelle brevi parole senza ascoltare tutto il resto, magari qualcuno dice: no, caspita, altro che se esco di casa e mi metto la mascherina, ma non tocco niente, non mi avvicino a nessuno, perché? Perché ha capito magari una gravità del problema che non è raccontata da un giornalista o che sia, ma è raccontata direttamente da un professionista, un virologo, il massimo esperto, che in poche parole ti spiega quanto grave è la situazione. Ecco, questo qui è una cosa che magari viene a mancare, e la gente si è assuefatta di notizie sempre uguali, e allora preferisce spegnere la televisione e fare di testa propria molte volte, e questo qui purtroppo può essere pericoloso. Certo, è che nel frattempo, devi perdonarmi, ma ho l'occhio sia sulle televisioni satellitari, i messaggi che mi arrivano qui, dopodiché anche su alcune ultime ore, quindi volevo farti, intanto una parentesi, c'è una news dell'ultima ora, l'ha appena lanciata, dunque Rai News 24, leggo: coronavirus, Portogallo decreta lo stato di calamità. Che pensavo che il Portogallo fosse anche, insomma, tra quello che più si salvava, invece vedo che, insomma, qui tra poco insomma, è tutto il mondo ormai infettato. Poi ne avevamo già parlato, ma ci ritorniamo sopra per un attimo, dopodiché io do, mi perdonerà Rosario Moreno che è lì che aspetta che gli dia la linea, perché ci sono diverse domande, però c'è una domanda al volo che mi arriva da Chioggia, da Gianluca, che mi diceva se si può sottolineare il fatto che sono proibite le feste in casa fra amici, compleanni, eccetera. Ecco, ne abbiamo parlato prima in apertura, vogliamo, visto che arrivano questi messaggi, un attimino risottolineare magari brevemente alle 22:20. Prego Marco. Sì, no, non sono permesse fare feste e trovarsi in casa degli altri. A tale riguardo rispondo anche a una domanda che mi è arrivata da Stefania, che mi dice: carissimo Marco, grazie ancora, grazie a te, ci stai prestando gratuitamente bel tempo a noi mestierini veneziani. Una domanda: se faccio venire a casa mia un parente stretto e rimaniamo in casa, posso farlo? Grazie ancora Stefania. Io gli ho risposto: gentilissima Stefania, non rientra tra le necessità consentite incontrarci perché siamo parenti. Ecco, io parlo di parenti, facciamo che siamo amici, però lo possiamo fare per accudire una persona anziana che è ammalata. Attenzione, non approfittiamo di questa scusa per evadere, perché veicolando il virus mettiamo a rischio la salute di tutti. Ecco, questo vale anche per gli amici che vengono in casa, perché trovarsi fuori, trovarsi in casa, forse peggio trovarsi in casa, perché mi faccio entrare in casa mia un soggetto o più soggetti che stanno veicolando un virus, questi entrano in casa mia in un ambiente chiuso e questi qua me lo attaccano ovunque. Cioè, tu prova a pensare dopo che dovrai disinfettare anche tutta la casa.
non è che una persona viene in casa mia, poi gli do lavati le mani che sei salvo, siamo a posto tutti quanti. Non è che funziona così, perché se questa persona è positiva è un grosso problema, diventiamo positivi tutti e magari ci ammaliamo anche, quindi è una cosa molto importante, capito? Quindi non dobbiamo prenderla così alla leggera. Poi vediamo, guarda, visto che parli di domande, ne abbiamo un'altra per l'altra sera, che manco parlare l'altra sera di persone con le mascherine che sono fuori per necessità, però io ne vedo dalla finestra per la via pubblica di Spinea, questa è la Spinea, capisco che molti sono fuori per passeggio avanti e indietro tutto il giorno. Ciao, grazie per le importantissime informazioni. Io ho detto, gentile cittadino, dobbiamo evitare di muoverci se non veramente necessario, anche questa è una regola. Se poi qualcuno non l'ha ancora capito, cerchiamo noi ad essere d'esempio. Perché? Perché questa persona si è sentita praticamente in casa a dire, ma io sono a casa, tutti siamo a casa, questi camminano, sono tutti quanti qua nella via pubblica centrale che vanno avanti e indietro. Non dobbiamo dire, sono fuori loro, vengo fuori anch'io allora. Non è fare un dispetto che loro lo fanno a me o cosa. Qui dobbiamo metterci in testa che dobbiamo appunto stare a casa. Se qualcuno sta evadendo, sta facendo qualcosa, evadendo non è il termine corretto, però non vuole rispettare la regola, è un problema suo che non vuole rispettare la regola. Farei i conti quando sarà fermato con chi di dovere, capito? Certo, certo. Anche questo sì, è bene insomma chiarirlo. Interessante il discorso di quando potrebbe arrivare una persona in casa, anche se un parente anche se un parente stretto. Intanto vedo dei messaggi che mi arrivano. Ecco, allora dicevo, perché poi appunto bisogna disinfettare tutto quanto. Tante cose, io penso anche a questo, tornando sempre al discorso della spesa, no? Uno fa la spesa, poi arriva a casa e dice, vabbè, mi tolgo i guanti, la mascherina, butto uno spray in macchina, quelli che sono in farmacia, mi auguro che siano sufficienti. Però la spesa poi, quando la tiriamo fuori, vabbè che qui diciamo ci vorrebbe l'esperto, un virologo, ma proviamo a sollevare il problema un attimo, vediamo a che conclusione possiamo arrivare. Ecco, la spesa stessa, vabbè, la frutta la laviamo e tutto, ma le borse di nylon, l'acqua per esempio, sai quante persone le hanno toccate, spostate? E siccome dicono che questo virus, questo batterio, questo acido erba che sia, insomma, ci sta sopra anche per parecchie ore a queste superfici, più o meno a seconda dei materiali, però insomma, allora cosa dovrebbe fare? Disinfettare anche tutta la spesa? Non lo so, è una domanda che faccio a voce alta anche a me stesso. Marco, certo, immagino, guarda, la risposta potrebbe essere semplice anche, perché se partiamo sempre dalla prima regola che ci dicono, e ce l'hanno detto per televisione, ormai ce lo stanno dicendo ogni 10 minuti, lavarsi spesso le mani, più volte al giorno, dicono. Perché? Perché proviamo a pensare allora, come dici te, ho portato a casa un oggetto che l'ho raccolto dal centro, dal supermercato, insomma, dove sono andato a fare la spesa, la cassa dell'acqua, facciamo un'ipotesi o qualcosa, e questa cassa dell'acqua è contaminata. Averla portata in casa, il batterio, ipotesi, questo virus praticamente, è presente nella confezione. Facciamo questa ipotesi qua, non sono un virologo, però la mettiamo che funziona così. Ci sta questo virus su questa cassa dell'acqua, io vado a contatto, l'ho toccato con le mani, porto le mani alla bocca e questo qui si mi trasmette. Tocco la cassa dell'acqua, non porto le mani alla bocca, mi lavo molto accuratamente le mani. Magari imparo anche a non portare comunque di abitudini in questo periodo alla bocca, perché io penso che tutti quanti, qua faccio una piccola parentesi, anch'io personalmente ogni volta che devo magari portarmi una mano verso il viso, mi viene un attimo a fermarmi, di aspetta che non devo portare la mano al viso, perché adesso ci stiamo mettendo in testa, ma siamo entrati dentro su questa, tra virgolette, paranoia, di dire no, aspetta, non tocchiamoci la bocca, non tocchiamoci, e magari non ti tocchi con le mani, ti tocchi con i gomiti o ti tocchi in qualche altro modo, perché ti fa prurito il naso. Faccio un esempio stupido, però sono sicuro che a molti è capitato per la testa che gli passi questa idea. Io mi lavo spesso le mani a casa e tu vedrai che magari se hai toccato un qualcosa che non va bene, dico un qualcosa perché non esiste soltanto comunque il coronavirus, ce ne potrebbero essere altri virus, altre cose che non conosciamo, che sono pericolose,
allora io lavandomi le mani probabilmente non vengo a contatto con le mie mucose e quindi non mi creo il problema. Lavarsi spesso le mani più volte a casa, l'hanno detto per televisione, lo dicono ancora più volte, e probabilmente lo dicono proprio anche per evitare che tu magari tocchi qualche oggetto che è stato contaminato per caso. Tu non puoi sapere qual è l'oggetto contaminato o meno, ma se così fosse, lavandosi le mani abbiamo evitato magari di avere, abbassiamo quella percentuale, parliamo di percentuali magari perché non si può eliminare tutti i rischi, di contrarre magari un virus. Ecco, ecco, c'è un'altra domanda allora che emerge a questo punto, no? Poi vengo a una domanda che mi hanno fatto da Chioggia, noi ci laviamo le mani, d'accordo, però poi cosa succede? Andiamo a toccare quelle parti che potrebbero essere infette e siamo appunto a capo. È ovvio, cioè se io devo toccare un qualcosa, mi lavo le mani perché ho toccato, sono arrivato a casa, ho guidato l'auto, sono arrivato a casa, ho scaricato la spesa, poi sì, mi lavo le mani. Se poi vado a riprendere su il pallone sporco, per dire, perché parlavamo del pallone prima, è ovvio che dovrei rilavarmi di nuovo le mani, a meno che non mi metto a lavare anche il pallone, e qui non sarebbe più finita poi, perché dovrei lavare chissà cosa. Quindi pensiamo all'igiene personale che parte proprio dalle mani, che sono quelle che vanno a toccare tutto, anche i soldi, le monete, l'hai detto anche prima, per una cosa molto importante, la moneta di metallo, anche di carta che sia, per carità, per me è il veicolo più pericoloso, che trasmette più malattie possibili, batteri, quello che vogliamo, perché passa di mano in mano a tutti quanti. Sentivo che parlavano anche per televisione di togliersi anche le scarpe, di non portarle dentro in casa, o che di lasciarle in un altro angolo che non sia all'interno dell'abitazione. Se guardiamo bene, anche senza coronavirus, comunque in ogni caso portare dentro le scarpe nell'ambiente domestico, magari anche lasciarle, non dico lasciarle in cucina per carità, ma lasciarle nei punti più vicini dove si va a soggiornare, potrebbe non essere proprio corretto, perdonami, penso che sia così la terminologia, sì, migliore, no? Sì, ma anche, ecco, scusa, però dopo passa, c'è il momento giusto che hai toccato, no? Praticamente quando uno arriva a casa potrebbe anche dire sul tappeto dove si pulisce le scarpe, no? Quando dalla polvere, questo in generale che lo si fa sempre, si potrebbe buttare un po' di alcol, no? Quindi strofinare sull'alcol, quindi verrebbe disinfettata, e arrivare sul punto giusto in casa il più rapido e il più vicino possibile, per poi mettere le scarpe o le pantofole che normalmente stanno solo in casa, che si cammina solamente stando in casa. Ecco, potrebbe essere anche questo un suggerimento importante da dare, no? Cioè usare l'alcol anche, no, per pulire, proprio come prima pulizia, diciamo, appena si arriva, no? Uno dice sul tappeto di casa, prima di entrare si butta un po' di alcol, ecco, quindi uno, anche ad esempio nei condomini, uno arriva, butta per terra dell'alcol, in modo che già nelle scale comuni c'è già una prima, diciamo così, un primo abbassamento del rischio di portare dentro il virus praticamente nella zona comune, ecco. Quindi uno dice, ma qua si diventa matti e si va via di testa, però io credo che capisco la situazione, però insomma certe cose, almeno lì dove possiamo arrivare, delle cose mirate, però ecco, assolutamente, penso che insomma si possono farle, ecco, senza impazzire. E poi un'altra cosa ancora da Chioggia, poi se volevi aggiungere qualcosa fallo pure, Marco. Ti faccio intanto la domanda perché è da un po' che aspetta questo quesito. Dunque Gianluca da Chioggia dice, il sindaco sta valutando di chiudere spiaggia e diga in quanto la gente si riversa lì per camminare. Apro una parentesi, prima sentivo a te l'idea di Chianciano che anche il sindaco di Chiusi Chianciano voleva, cioè credo che abbia già chiuso, ha chiuso anzi, scusate, il lago di Chiusi praticamente, in modo tale da evitare gruppi di persone che vadano lì al lago, perché con queste belle giornate è anche tiepide, è in voglia assolutamente, le prime giornate tiepide di marzo. Ecco, cosa ne pensi su questo, la chiusura di queste zone? Ma io posso essere anche pienamente d'accordo, perché dobbiamo principalmente evitare gli assembramenti. È inutile che non ci facciamo vedere, che facciamo l'assembramento in città, andiamo a farlo fuori città. Vuol dire che invece di contagiarci qua in città lo facciamo fuori,
non cambia nulla, il contagio continua ad esserci. Il problema, ripeto, è portare a casa questo virus ed infettare qualcuno che veramente poi ne soffre, perché o è più anziano, perché ha dei problemi, o perché anche il giovane può essere comunque intaccato, non è che facciamo salvo qualcuno. Il problema è quando lo dobbiamo dare in ospedale. Purtroppo gli ospedali, e l'abbiamo sentito, l'ha detto benissimo il governatore Zaia, l'abbiamo sentito Luca Zaia parlare, e lo sappiamo a livello nazionale appunto come versa il nostro sistema sanitario, purtroppo non abbiamo posti. Se non ci sono i posti per curare le persone, cosa andiamo a farci in ospedale quando stiamo male? Oggi è vietato farsi male, nel vero senso della parola, perché veramente qui rischiamo, cioè siamo già al collasso dell'ospedale. L'ospedale non vediamo, ce lo dicono per telegiornali in continuazione, stanno cercando di costruirne ovunque, di allargare spazi, di... ecco, questo accade perché purtroppo sono pieni di pazienti adesso da Covid-19, e questi qui per essere curati devono essere ventilati, devono avere tante cose. Questa è una situazione molto grave, quindi dobbiamo essere coscienti, dobbiamo agire nella nostra buona fede e perseverare nella sicurezza. Cioè noi dobbiamo essere consapevoli di questo pericolo, dobbiamo dire no per 2 settimane, che poi non mancherà tanto, che rimaniamo a casa, io resto a casa e andrà bene, e andrà tutto bene, ma io ne sono convinto di questo. Ma se continuiamo qualcuno ad uscire, e non sono magari pochi, perché su una città ce ne sono di più, su una sono meno, adesso dici vengono avanti le belle giornate, ancora di più in voglia di andare in spiaggia, al mare o che sia, ho capito, però mettiamo a rischio veramente, a repentaglio, l'incolumità pubblica di tutti. E ricordiamoci che anche questo qui è un grave reato, attenzione, perché qui andiamo proprio contro la salute, è un delitto proprio contro la salute pubblica. E ricordiamoci che anche questo qui è penalmente riconosciuto, l'articolo 452 del codice penale lo dice questo qui, quindi non è che sia uno scherzo. E poi può essere aggravato proprio perché ci sono alcuni fatti, come il cagionare un'epidemia, del 438 del codice penale. Quindi stiamo attenti che stiamo parlando di cose molto gravi. Non parlo di banalità, ma parlo di realtà. Certo. Intanto vedo qui da ferrovie.it Covid-19, Italo Treno attiva copertura sanitaria per tutti i dipendenti. 22:34, ricordo per chi si fosse messo in ascolto da poco, a parte che insomma stiamo andando anche verso la conclusione, comunque questa è Radio Science TV, in studio Massimo Bonella a Venezia dalla testata giornalistica All News pianetaoggitv.net, e quindi in streaming sulla web radio e web TV della rete Science, alla regia centrale Rosario Moreno. In collegamento telefonico abbiamo Marco Nogarin, relatore con incarichi pubblici nel Veneziano, che ringrazio ancora per tutte queste spiegazioni. Stiamo cercando di fare un po' di chiarezza per i cittadini, per poter interpretare meglio, in maniera cioè corretta, cioè non interpretare, ma per poter applicare in maniera corretta tutte le normative di legge che sono state emesse. Ecco, io tra altre cose ringrazio tutte le istituzioni che, da come sentivo prima ne parlava Marco, tutte le istituzioni che sono sintonizzate con noi, tra cui anche Enrico Gavagnin, sulla sicurezza del vicinato. Noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo, insomma, con questo progetto che abbiamo messo in piedi per poter arrivare nel territorio con più frequenze, con più bande di emissione. Quindi qui includo non solamente queste due emittenti, ma anche le emittenti in AM da Trieste, Radio Diffusione Europea, che in questi giorni durante la mattinata ha sempre portato un'informazione capillare su quello che stava succedendo nel territorio, con diverse edizioni straordinarie e programmi in diretta, come ad esempio Presa Diretta. Ricordo Radio Diffusione Europea, la potete ascoltare qui a Venezia con fortissimo segnale su AM, attenzione, no FM stereo, non c'entra niente, AM 1584 kHz,
Poi per il Friuli Venezia Giulia c'è l'altra frequenza, più diciamo in ambito locale, che sono gli 819 kHz. Ecco, Radio Fusione Europea comunque arriva a farsi ascoltare fino in centro Italia, fino nelle Marche, fino a San Marino, più o meno siamo diciamo lì come segnale utile. Benissimo, detto questo, allora volevo ritornare. Che ore sono? Abbiamo detto dunque 22:36, andiamo avanti magari fino ancora alle 45, poi naturalmente Marco, se hai delle domande dei cittadini, tu cioè, si prosegue insomma, ecco, se arrivano delle domande ecco rispondi pure qui in diretta più che volentieri, credo che anche insomma il nostro regista, che poi lui è colui che diciamo è a capo della trasmissione, ecco, penso che sia d'accordo il nostro Rosario Moreno, e naturalmente anche se Rosario ha delle domande, insomma, lui può collegarsi in diretta dalla regia, può benissimo intervenire, ecco, ma me lo fai sapere con un messaggio rapido. Ecco, intanto ti faccio un'altra domanda. Abbiamo parlato che il cittadino quindi può fare delle segnalazioni. Ecco, le code fuori dai negozi, fuori ad esempio, come ho anche visto, da degli uffici tipo, non so, le banche, ecco. Cosa succede? Di chi è la responsabilità qui? Se si formano queste code, questi gruppi di persone attaccate, no? È colpa, diciamo, della persona che è lì che aspetta di essere servita e quindi che dovrebbe tenere una distanza di sicurezza, oppure responsabile è il gestore del punto vendita che dovrebbe, oltre che vendere diciamo i generi di alimentari, anche sorvegliare le code e quindi far sì che la gente non sia troppo vicina? Qui dove sta la responsabilità? Qui la responsabilità sta in capo proprio all'azienda, in questo caso qua il centro, in questo piccolo centro, non un centro commerciale vero e proprio, però è un negozio. Allora i negozi hanno la responsabilità oltre del proprio personale, ma anche di chi sta facendo entrare in quel momento, perché se faccio entrare dei clienti e non ho gli spazi disponibili di farli stare non meno di un metro di distanza l'uno dall'altro, distanti dal bancone, mantenere certe distanze da dove si appoggia le mani, che mi trovo costretto a non far entrare troppe persone, allora vedi che molti negozi che fanno entrare le persone, fanno entrare una alla volta, così evitano che si possano avvicinare meno delle distanze appunto di sicurezza, o che poi vadano per forza di cose a appoggiarsi dove non devono andare. Quindi mettono dei nastri, io ho visto tanti negozi che hanno messo dei nastri dove non si può andare oltre, in modo che si rimanga lì. Molti sono organizzati segnando anche per terra con dei nastri colorati dove devi passare, dove ti devi fermare, perché hanno messo in atto questo sistema, questo dispositivo di informazione che è visibile, in modo affinché il cliente possa essere messo in sicurezza, perché siamo responsabili all'interno del nostro negozio anche di chi entra. Quindi il gestore del negozio deve prendere lui i provvedimenti nel proprio punto vendita. Fuori al supermercato, quando il supermercato non ha gli spazi sufficienti, preferiscono far entrare meno persone, magari qualche gruppo, poche persone, tanto finché non ci sia il famoso assembramento. Quello che è da evitare è evitare gli assembramenti, lo dice il decreto. Quindi se noi dobbiamo evitare questi assembramenti, noi siamo costretti a far entrare meno gente all'interno di un negozio dove gli spazi sono limitati. Quindi allora tu fuori dal negozio vedrai che sono in fila, sono in coda. Questi che sono in coda vedrai che, io almeno quello che sono riuscito a vedere, rimangono in coda tranquillamente. Vedo che le persone insomma l'hanno presa anche abbastanza bene, perché sono consapevoli di quello che sta accadendo. Ho visto molte persone che si mettono anche i guanti di latice per portare dentro il carrello, perché dobbiamo pensare che i carrelli li toccano tutti, quando più veicolo di quello lì non ce ne sono, giusto? Allora tutti quanti si mettono i guanti, a tanti si mettono il guanto, quello là di plastica, perché non hanno un guanto, si mettono quello là per la verdura, che prendono le verdure, no? Che si tocca la verdura, si mettono quel guanto là. Ecco, insomma, sono tutti quanti dei sistemi. L'importanza, ripeto, anche se per caso di cose
si va dentro e non si ha il guanto e si tocca il carrello, o che quando si esce sarebbe buona cosa avere un disinfettante. Ricordiamo che anche nei negozi hanno messo a disposizione, infatti hanno detto di mettere a disposizione per i clienti dei disinfettanti. Ho visto fuori dal centro commerciale, cioè il centro commerciale, questo negozio diciamo, magari che è un supermercato un po' più grande, hanno dei flaconi dove che dentro c'è o qualche soluzione di alcol, qualche altro disinfettante, in modo che chi entra dentro si possa disinfettare e soprattutto quando esce, che ha finito la spesa, così insomma si è disinfettato le mani per quanto era possibile. Sì. Ecco, questa è una buona norma. Sì, questo sarebbe veramente ottimo, dovrebbero, cioè, in assoluto, proprio rigorosamente tutti adottare questo sistema. C'è una notizia che io non ho adesso avuto il tempo di verificare, la leggo un attimo, me l'ha segnalata sempre questa nostra, devo dire, assidua e ci fa piacere, tra parentesi, ascoltatrice, Annalisa Di Mestre, che dice, no, oggi ho sentito una cosa interessante, in Corea hanno contenuto il contagio anche tracciando gli spostamenti delle persone poi risultate infette tramite il cellulare. Ecco, perché lei si chiede, perché non lo fanno anche qui? No, non ho capito la domanda, scusa. Sì, sì, te la riformulo un attimo, con calma. Allora, questa nostra ascoltatrice ci ha fatto una segnalazione che, ripeto, io non ho poi avuto il tempo di verificare, sono qua in diretta, però intanto la leggo un attimo insieme con te. La quale dice, no, oggi ho sentito una cosa interessante, due punti, in Corea hanno contenuto il contagio anche tracciando gli spostamenti delle persone poi risultate infette tramite il cellulare. Allora lei si chiede, perché non lo fanno anche qui? Bisogna capire un attimo cosa si intende per tracciare queste persone, cioè nel senso, ho messo una persona sotto controllo col cellulare, cioè questa persona non si può muovere perché è stata dichiarata infetta, cioè questa persona deve avere con sé il cellulare, è questo che non riesco a capire come proviamo a ipotizzare in questo senso, perché qui parla di persone infette, solo quelle infette, quindi molto probabilmente le hanno monitorate col cellulare, che ti può dire anche dove vai, no? Sì. Quindi al di là della privacy, adesso lasciamo stare la privacy, perché altrimenti ce ne sarebbe, voglio dire, da dire della privacy, però ecco, voglio dire, io non ho mai sentito questa notizia, mi arriva adesso, non so, non credo che neanche tu hai mai sentito parlare di questa cosa, allora così ho buttato lì questa cosa che potrebbe essere, ripeto, al di là della privacy, perché sicuramente solleverebbe tante polemiche, però potrebbe essere interessante in questi casi, di fronte a queste emergenze che non hanno precedenti. Potrebbe essere, adesso questo discorso qua mi è un po' difficile da capire come funziona, perché bisognerebbe veramente capire cosa vuol dire. Però per carità, se hanno adottato un sistema che riguarda il controllo delle persone tramite un cellulare, adesso non lo so, perché adesso mi stanno arrivando, sai che ormai ne avevo parlato anche se fa tantissime di quelle bufale, di quelle settime notizie. Sì, ma è un po' come, insomma, troppe, sai. Sì, no, ecco, scusa se ti interrompo, un po' come mi viene in mente con la scatola nera in macchina, che ultimamente le mettono anche le assicurazioni, no? Che tanti infatti non le vogliono perché dicono, ah, dopo sanno dove che vado, no? Ecco, io ce l'ho, per esempio, cioè, voglio dire, non ho niente da nascondere, anzi, perché se succede qualcosa che tu non riesci a chiamare, eccetera, loro possono però raggiungerti, sanno, ti rintracciano, quindi hanno un sistema satellitare che vedono, allora uno dice, può essere monitorato dove va, quindi la stessa cosa con i cellulari, quindi magari, ecco, per quelli positivi tenuti monitorati, no, può essere importante, ecco, contenere questo contagio, potrebbe essere una formula interessante, comunque diciamo motivo di approfondimento, ecco Marco, via. Ma io penso che probabilmente stanno utilizzando il cellulare forse per mandare dei messaggi, forse è più facile che sia questo il sistema, cioè loro vogliono magari prevenire questo contagio conoscendo le persone che sono infette, mandandogli magari dei messaggi, delle comunicazioni che possono essere utili. Penso questo, non penso che sia
altre cose, ecco, bisogna capire un attimo, comunque stiamo attenti perché parliamo sempre di andare un po' contro quello che è il diritto della privacy, perché devi pensare che l'hanno detto e l'avevano anche scritto per quanto riguardava anche il discorso di fare dei tamponi a campione. Sappiamo che fare i tamponi a campione di una persona riguarda raccogliere dei dati, anche qui ci vogliono dei consensi. Adesso io non lo so nel discorso di un cellulare cosa, come lo stanno utilizzando, ma probabilmente tracciare dei movimenti di persone infette utilizzando appunto un cellulare, quindi dei dati GPS in questo qui diventa una sorta di grande fratello enorme, perché se vogliamo dirlo. Bisogna capire un attimo anche su che base si va ad orientare, cioè non è una cosa tanto semplice. Io adesso non conosco cosa sia questa cosa qui, però mi informerò, così la prossima volta avremo anche un attimo da discutere su questo. Però lasciamo aperte le porte per qualsiasi cosa, perché non finiremo mai di stupirci, ecco. Siamo attenti invece al discorso di eventuali bufale, no, che stanno girando. Per esempio, io ho visto che nelle varie informazioni anche del controllo avvicinato che gira a Santa Maria di Sala, per esempio, sempre la coordinatrice aveva messo anche un'informazione che attenti ai tamponi, visto che ho parlato di tamponi, truffa, quelli porta a porta, perché purtroppo stanno girando anche queste cose. Se viene qualcuno che chiede un tampone, ordinate un tampone o prende un appuntamento per questo qua, attenzione, perché non ce ne sono di questi ordini qua. Questo posto qui so che era partito, questa informazione qui, dalla regione Lombardia, perché portava il logo della Lombardia, però sta circolando anche da noi come informativa, state attenti perché possono accadere anche questi. Sappiamo che purtroppo siamo tutti vittime di truffe continue, perché basta che ci sia un problema, un terremoto, un'epidemia come adesso e tante altre cose, subito arrivano i truffatori che sono pronti ad arrivarti da dietro e imbrogliarti, ecco, quindi soprattutto le persone anziane che poi ci cadono più facilmente, purtroppo. Eh sì, ecco, a volte capita che vengono a suonarti il campanello perché vogliono farti fare dei contratti, ad esempio nel settore acqua, luce, gas, no? È capitato questa cosa qua. E quindi il cittadino potrebbe, visto che siamo, che è ufficiale, straufficiale, che non ci sono non ci sono persone in assoluto che vengono a portare dei kit, tamponi, queste cose qua, eccetera, quindi qualsiasi persona che si presenta alla porta e dice di avere questi kit che vogliono vendere, chiamare subito il 113, o sbaglio? Ma assolutamente sì, chiunque ti venga a proporre qualcosa alla porta oggi, sarebbe sempre da chiamare il 112 per riferire quello che sta accadendo, perché purtroppo la truffa proprio ti arriva a casa direttamente, è servita. Loro studiano già le loro vittime, sanno già da chi andare, perché controllano, sanno che c'è una persona anziana soprattutto, perché vanno il massimo delle volte da persone anziane, quindi dobbiamo un attimo stare attenti anche ai nostri anziani di queste truffe, cercare sempre di rinfrescargli un po' la memoria, di guarda, non aprire la porta, guarda che adesso sono i campanelli. Quando uno suona il campanello dai già per scontato che è una truffa, perché ormai bisogna ragionare così. Nessuno sì. ti viene a vendere nulla alla porta, nessuno ti può venire a chiedere soldi di nessun, per nessun servizio, per nulla, perché ormai non si paga nulla per mano. Quindi cerchiamo un attimo di informare le persone più anziane di queste cose qua. Ecco, sì, certo, era successo proprio credo un anno fa a casa mia, che si è presentata una prima, era uno, poi dopo un po' di tempo invece una donna giovane, dove insisteva, volevano vedere il contatore, tranne che questa volta probabilmente non se l'aspettavano, mi hanno trovato me e ho dovuto minacciarli di chiamare la polizia. E insomma ti dirò che, cioè, malgrado tutto, facevano fatica, soprattutto nel secondo caso con questa signora giovane, cioè, ha fatto fatica a andare via, cioè, ho dovuto insistere, cioè, alzare la voce a tono. E allora, quando ho visto che cominciavo a far finta di comporre il numero, piano piano se n'è andata via, ma guardandomi anche molto male, cioè non hanno neanche paura se tu li minacci a chiare lettere, chiamo
la Polizia di Stato o i Carabinieri. Questo che a volte mi sorprende. Poi diamo la linea a Rosario, che da un po' che me la chiede, anzi mi scuso con lui. Ecco, brevemente un piccolo commento rapido su questo, Marco, poi io do la linea a Rosario Moreno, che ha delle domande da farti, poi andremo anche in conclusione. Sì, ma io lascerei pure a Rosario Moreno tranquillamente. Ripeto, cerchiamo di stare attenti a questi truffatori. Purtroppo ne abbiamo, ne avremo sempre, saranno sempre più spietati, saranno sempre più professionisti, ce la metteranno tutta per imbrogliare i nostri anziani, e dobbiamo essere noi quelli che danno l'informazione più corretta. Ricordo che le varie associazioni del controllo vicinato che ci sono presenti nel territorio già sanno queste cose, perché ricordo le più importanti incontri che abbiamo fatto anche con il dottor Enrico Gavanin proprio sul discorso degli anziani e delle truffe, coinvolgendo sempre la centrale operativa della polizia, dei carabinieri, la guardia finanza, che ringrazio molto. Ci siamo trovati molte volte a discutere anche di queste cose qua, e sono state cose molto molto importanti da sentire, perché hanno dato modo proprio alle forze dell'ordine a spiegarti come vengono molte di queste truffe, quindi sia di persona quando vengono al campanello, ossia quando ti telefonano, anche che utilizzano anche il telefono per comunicare altre cose che sia. E poi non sottovalutiamo anche l'internet, perché purtroppo le truffe corrono anche online, e qui si apre tutto un altro mondo. Quindi dobbiamo stare molto attenti in tutti i movimenti che noi facciamo, perché purtroppo dietro l'angolo c'è sempre il truffatore. Benissimo, ti ringrazio Marco Nogarin. Un'ultima ora lanciata adesso da Rai News 24, che la leggiamo assieme. Dunque, coronavirus, la Tunisia decreta il coprifuoco nazionale dalle 18 alle 6 del mattino. Rosario Moreno, per le domande, prego, scusami del ritardo. Massimo, sì, no, ma no, più che una domanda è un'affermazione, è una notizia che do, perché riguarda proprio quell'intervento di quell'ascoltatrice riguardo la tracciabilità del cellulare, perché esistono tre paesi al mondo come la Cina, Israele e Corea del Sud che stanno cercando, cioè usano la tecnologia appunto per frenare il contagio. Ci sono tante controversie, addirittura c'è che per la sicurezza ci sono le accuse di violazione della privacy. Cioè, la Repubblica Popolare Cinese ha messo in campo dei droni per la tracciabilità delle persone, addirittura dei robot e un riconoscimento facciale, mentre Seoul ha messo a punto un'app con la quale le persone possono evitare i luoghi di contagio. Non è che vengono tracciati, la persona si scarica l'app e sull'app escono tutti i luoghi dove c'è il contagio, e loro attraverso quest'app evitano quei luoghi. Mentre invece fa discutere Israele, perché Netanyahu ha invece dato il permesso ai servizi segreti di usare i dati dei cellulari dei cittadini per controllare i loro spostamenti. Che è l'ultimo caso. Questo a rivelarlo però è un articolo del New York Times che appunto, secondo gli ultimi atti, il premier Benjamin Netanyahu sta cercando di fermare una maggioranza di governo. Comunque ha rilasciato l'autorizzazione ai servizi segreti interni, lo Shin Bet, ad attingere a una lista segreta di dati di cellulari dei cittadini israeliani per tracciare i loro spostamenti e addirittura verificare se abbiano, se abbiano frequentato luoghi di contagio oppure soggetti positivi al Covid-19. Insomma, tutto per l'obiettivo è quello di stabilire chi, anche in assenza di sintomi, debba essere sottoposto al regime di quarantena. Quindi queste notizie vengono dal New York Times. Era giusto per dare la risposta a quell'ascoltatrice, insomma, che insomma non vorrei che fraintendesse. Seoul non sta tracciando, ha messo appunto un'app, la gente se la scarica, poi sappiamo benissimo che attraverso i cellulari, volendo, i servizi segreti, polizia eccetera, ti possono tracciare, ti possono trovare dovunque. Non è un mistero questo. Questo è per quanto riguarda questa notizia. Però c'era una domanda fondamentale prima, che era stata rivolta da Gianluca, se non sbaglio, Massimo,
perché voleva un chiarimento. Dice, ma cosa possiamo chiarire, se si può chiarire qualcosa sulle mascherine, insomma, serve alle persone normali oppure non serve? Cioè, è rimasto ancora questo dubbio delle mascherine, a quanto sembra. E anche qui c'è confusione, sì, infatti. Diciamo che le mascherine, da quello che abbiamo capito un po' tutti, perché lo stanno dicendo, si mettono quando occorre metterle. Quando occorre metterle? Quando si va a contatto con delle persone che non si riesce a mantenere la distanza del metro di distanza, ci siamo obbligati ad avvicinarci troppo perché per forza di cose ci dobbiamo passare vicino, non lo so, potrebbe essere uno dei motivi, oppure quando personalmente so di non stare troppo bene, sono un po' raffreddato o qualcosa, per non trasmettere il mio virus che c'è in quel momento, che non sarà per forza quello del Covid-19, che sia, mi metto la mascherina. Questo è rispetto del prossimo, questo devo farlo sempre. Tenere la mascherina addosso oggi e recarsi all'interno di supermercati o altre cose dove ci sono altre persone che frequentano cose può essere una buona cosa, perché potrebbe capitare di essere vicino a un'altra persona anch'essa senza mascherina e di trovarmi malauguratamente in uno spazio ristretto inferiore al metro di distanza. Essere fuori all'aperto, occorrere in macchina da solo, ok, la mascherina non occorre averla, portarla, indossarla, perché sono da solo e non mi può accadere niente. Se poi temo l'aria che respiro, allora terrò la mascherina addosso sempre. Però le mascherine, diciamo, cerchiamo di utilizzarle quando realmente mi occorrono, anche perché tutto il resto del tempo, poi se pensiamo bene adesso, dovremo passarlo a casa nostra. Quindi non vediamo che la mascherina me la metterò addosso ben poco, perché fuori ci devo andare il meno possibile. E poi c'è un'altra cosa da dire. Io mi è capitato in una settimana di uscire una volta perché dovevo per forza fare la spesa e prendere le medicine in farmacia. E mi è capitato di vedere per strada persone che si erano messe la sciarpa attorno al volto. Io credo che la sciarpa non faccia nulla, non serve a niente, perché la sciarpa non filtra, o mi sbaglio, Marco? Purtroppo non è la stessa cosa una sciarpa, perché poi che sciarpa, che tessuto e che tante cose. Diciamo che lo dicono chiaro e tondo gli esperti, perché ripeto, io non sono un esperto della materia, però seguendo quello che ci dicono per televisione, anche in ragione di come sono costruite le mascherine, è un presidio sanitario, un dispositivo, quindi dobbiamo acquistarlo anche quello quando acquistiamo mascherine, perché adesso c'è una piccola parentesi, che abbiamo visto che ne hanno sequestrate molte, perché purtroppo ci sono anche chi le fabbrica, perché per forza di cose, ripeto, c'è sempre il truffatore, chi fa la furbata o che è per lucro. Ecco, dobbiamo vedere che sia una mascherina certificata del Ministero della Salute, questa qui, e che sia un presidio riconosciuto come dispositivo atto a contenere l'eventuale anche contagio. Quindi non tutte le mascherine sono uguali e sono ben descritte. Ecco, io la mascherina la devo utilizzare per quello che deve essere, la sciarpa la devo utilizzare per quello che devo fare con la sciarpa, coprire il collo, mentre davanti al viso è un po' di protezione che mi metto, però non è che sia quello che mi fa evitare di prendermi un virus. Perfetto, perfetto, no, perché è una cosa strana. Poi del resto un'altra cosa fondamentale, caro Marco, è quella che volevo sottolineare, perché il problema nasce dalla mancanza di mascherine. La mascherina quante volte può essere riutilizzata? Questo è un grave problema, perché insomma ti posso parlare dell'esperienza personale, che qui dall'ospedale hanno dato alla mia compagna, insomma, che è dializzata, una mascherina che si deve tenere per più giorni, insomma. Sì, dipende appunto, perché se uno utilizza la mascherina, cioè non è che la utilizzo adesso e me la tengo tutto il giorno e domani me la rimetto addosso e così via. Cioè, non è una mascherina che va utilizzata quando la si usa per quelle breve ore quanto ti occorre, poi quando la togli via basta, la devi eliminare, la devi sostituire. Altrimenti, se no, ci troviamo ad avere la stessa mascherina giorno per giorno e diventa infetta. Addirittura hanno fatto vedere, che ho visto adesso, ho seguito un attimo, però non ho capito bene come funziona, perché non è, ripeto, il mio campo quello delle mascherine,
però so che avevano fatto vedere anche come vengono disinfettate, eventualmente siamo costretti a riutilizzarla, come va disinfettata una mascherina. Ripeto, so che hanno parlato di questo, però non l'ho seguito, quindi ripeto, non è il mio campo questo, ecco. Bene, bene. Ciao. A te, Massimo. Benissimo, allora prendiamo la linea qui da Venezia, da Pineta OGV, da Pineta OGTV.net, testata giornalistica All News, quindi da Treviso a Venezia. Sono le 23.01, ricordo per chi ci ascolta, che si fosse messo in ascolto da poco, questa è un'edizione straordinaria di Spazio Aperto a Radio Science, rete digitale. Dunque radiosaius.it, ecco, e da lì poi trovate tutto, potete ascoltare sia la radio che anche seguirci per televisione internet. Dunque volevo un attimino dare un aggiornamento, vediamo se qui si fa tutto in diretta, scusate un attimo. Dunque c'è una notizia dell'Unione Europea: i leader dei 27 hanno dato luce verde alla proposta della Commissione Europea di introdurre una restrizione temporanea per tutti i viaggi non essenziali verso l'Unione Europea per un periodo di 30 giorni per far fronte al coronavirus. Ogni Stato attuerà la misura in modo coordinato, lo spiega il Presidente del Consiglio Europeo al termine di una videoconferenza con i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea. Vi ricordo ancora, la Tunisia decreta il coprifuoco dalle ore 18 alle 6 del mattino. Dunque, ancora una domanda per puntualizzare un punto che è importante. Ad esempio, se io sono su un ufficio postale o su una banca e vedo tutta la gente che si ammassa, che non tiene distanze di sicurezza, che ci si sgola per dirgli tenete le distanze, questi magari ti rispondono anche male, no? Ora uno non può prenderla lì e fare butta fuori. Allora, in questo caso si può chiamare i carabinieri o polizia, Marco? Beh, diciamo, se non altro richiamare l'attenzione del responsabile della filiale, se si tratta di una banca, perché sono loro che sono responsabili di far rispettare. Sì, ma è qui il punto, è qui il punto. Se il responsabile non ce la fa farsi, insomma, rispettare, la stessa cosa anche per gli impiegati stessi, e quindi rischiano, perché dovrebbero, siccome sta a loro a far rispettare le regole, quindi dovrebbero andare lì alla fin fine a dirgli a muso, guardate che non potete, ecco, visto che non vengono ascoltati. A quel punto lì, se non riescono a far rispettare la legge, possono, a questo punto credo di sì, chiamare le forze dell'ordine. Certo, certo che sì, altro che, ci mancherebbe altro. Devono loro stesso chiamare le forze dell'ordine, non te che sei il cliente successivo. Loro metteranno tutti fuori della porta, li faranno entrare uno alla volta. Allora, se non c'è la possibilità o non è in grado di far mantenere le distanze che sono previste, assolutamente questa è una cosa che viene non spontanea, l'obbligo. Certo. Deve far rispettare le misure. Se non fa rispettare, qualcuno viene meno a quanto è stato impartito, si chiamano le forze dell'ordine. Allora verrà messo l'ordine come va messo, e queste persone potrebbero, cose verranno anche denunciate. Quindi penso che se qualcuno parla correttamente e informa il cliente di questo problema, quello che accadrà, penso che tutti quanti si metteranno in ordine idea. E questo qui vale anche quando le persone vedono fuori assembramenti o che sia, non serve tanto sgolarsi, si possono dire benissimo questi raggruppamenti di persone, signori, state facendo una cosa che non è permesso fare, per cortesia mantenete le distanze, fatelo per tutti, anche per voi stessi. Qualcuno può dire anche non interessa, torniamo alla domanda che aveva fatto un cittadino, se può chiamare le forze dell'ordine, sì, deve chiamare le forze dell'ordine. Io ho ricevuto le segnalazioni e ringrazio i cittadini, perché ho ricevuto la segnalazione da dell'Arino, che mi segnalavano delle schiamate addirittura che facevano un po' festa tra ragazzi giovani che erano da quello che mi hanno detto, che era il pomeriggio di ieri, mi hanno detto che piazza Munaretto al Zelarino,
quindi anche lì se vedete o cose chiamate pure la polizia locale, avvisate a Santa Maria di Sala, ma hanno segnalato in via Olimpia che si trova più verso Santa Maria di Sala al centro, a Viternigo nell'area dei parcheggi durante il cimitero, a Caselle in piazza Aldo Moro hanno segnalato lo stesso a gruppi di persone che passeggiavano, che chiacchieravano, facevano i loro discorsi come nulla fosse. Hanno, l'ho detto prima, da Mira in via Giuseppe Mion, anche lì l'area del parcheggio auto, che diciamo i ragazzi in gruppo, in via Dante Alighieri vicino al parcheggio del centro commerciale Mirasole, altra gente a passeggio con tranquillità che andavano. Qui non è che ci siano le forze dell'ordine, i comuni, i sindaci che vengono a mancare, qui è il cittadino che non si fa presa di coscienza propria, deve evitare queste cose. Qui se non ci mettiamo in testa un po' tutti di evitare questi comportamenti, ci troveremo a dover allungare poi la quarantena e sarà ancora peggio. Dobbiamo arrivare a un coprifuoco totale per capirlo, cioè non è possibile andare avanti così. Dobbiamo metterci in testa, sacrifichiamoci, rimaniamo a casa, io resto a casa, si dice, appunto. Non penso certo sia così traffico. Ah, infatti, esattamente. Poi c'è un'altra notizia che io volevo andare in chiusura alle 22:45, sono già alle 23:07, però qui arrivano domande. Io comunque, se sei stanco, ecco, dimmelo, che insomma possiamo fare un altro approfondimento anche domani sera. Ad ogni modo, ecco, non voglio, noi siamo abituati. Passa un'altra domanda. Sì, facciamo un'ultima domanda. No? Allora, intanto ho trovato una cosa, ma prima la domanda che è più rapida. Allora, no, prima questa cosa che ho trovato che è importante, dunque si parla prima del controllo telefonico, qui c'è su il quotidiano libero, dunque liberoquotidiano.it, ho trovato che dunque coronavirus, Giulio Gallera dice: vi controlliamo attraverso le celle telefoniche, ancora troppi in giro. E quindi, leggendo un attimo, sintetizzando, troppe persone in giro in Lombardia, vi controlliamo attraverso le celle telefoniche, non uscite di casa, è assolutamente importante perché questa battaglia la vinciamo noi, ha sbottato l'assessore al welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta sul social network Facebook, che poi apro una parentesi, non so perché devono fare le dichiarazioni usando i social network, dovrebbero farle negli spazi informativi della televisione, della radio, cioè voglio dire nei telegiornali, dalle testate giornalistiche, non so perché sui social. Questo qualcuno un giorno magari non so, quell'ordine dei giornalisti mi spiegherà perché, se è giusto così, insomma. Vabbè, io credo che l'informazione ufficiale venga fuori non dai social ma dalle testate, insomma. Allora, prosegue l'articolo: con l'aiuto delle compagnie telefoniche abbiamo potuto verificare gli spostamenti dei lombardi in questi giorni di emergenza coronavirus. Ecco, questo ripeto, poi naturalmente l'articolo prosegue, è tardi, ho fatto solamente la stretta sintesi, l'ho accennato, ecco, tratto da liberoquotidiano.it /news eccetera. Allora, ecco Marco, c'è questa cosa quindi che sta venendo fuori, vi controlliamo tramite il cellulare, potrebbe essere un... i fini, allora il sistema magari può anche funzionare come lo stanno dicendo, così come l'hai letto te, però ripeto, ci andiamo a spuntare sempre con la privacy. Quindi non lo so adesso come possano risolvere. Vedremo. La loro volontà, però ripeto, quando anche qui tutti si faranno furbi, quindi quando usciranno di casa spegneranno il cellulare, così non si faranno rintracciare. Cioè, non lo so se questo sia un sistema valido e sia da mettere in atto, questo non lo so, perché lascio la parola agli esperti, ai professionisti, certo, del caso. Però sono sicuro che si scontreranno col fattore privacy su queste cose.
Penso di sì, penso che poi anche se lo spengono, cioè si dovrebbe togliere la batteria, che su questi cellulari, gli smartphone, non si riesce a togliere la batteria, io credo non a caso. Comunque, notizia che è anche riportata, non sono un professionista di queste cose, quindi questo non so come funziona neanche il cellulare per telefonare. Certo, no, comunque so, questo lo so, ecco, che il cellulare, diciamo, per essere sicuri che sia spento, che nessuno ci possa interagire dall'esterno, non ci deve essere la batteria. Poi naturalmente gli esperti, magari qualcuno, non so, dei servizi sapranno molto meglio questa cosa qui. Comunque l'abbiamo solo accennata, la notizia, dicevo, riportata sempre anche su Renews 24, che ho il monitor qui davanti. Gallera dice: controllo telefoni, a Milano si sposta il 40% delle persone, ancora troppe. Ecco, queste persone che non vogliono capire di stare in casa, insomma, voglio dire, cioè ci vuole tanto a capire che non bisogna uscire per nessun motivo in assoluto. Lo ripetiamo anche su questa trasmissione: non si esce, ma io no, non si esce e non se ne parla più. Per esempio, qua con la mia famiglia stiamo scarseggiando come genere di prima necessità. Abbiamo detto: finisce il pane? Beh, ci sono i grissini. Proprio stasera se ne parlava a cena, in un attimo di piccola discussione. Ho detto: perché non si esce? Quindi, insomma, allora ecco, voglio dire, a maggior motivo uscire per motivi, tanto per fare due passi, poi si trova la persona, si trova quell'altra, e alla fin fine succede sempre che si arrivano alle distanze ravvicinate, che poi basta una persona che ti va da un'altra parte, in un ambulatorio, in un altro negozio o qualcosa, e anche lì mettiamo caso che ci sono dei sfiori eccetera. Siccome questo virus si attacca in maniera incredibile, è rapidissimo, non so che ha sto virus, che è una cosa veramente, e quindi siamo di nuovo appunto a capo. Un'ultima domanda volevo farti, e poi possiamo anche andare in conclusione. Ecco, ci sono stati anche dei casi di persone licenziate, ad esempio dai bar, ne conosco anche una qui proprio vicino alla sede proprio qui di Pianeta Oggi TV, che era venuta a raccontarmi di questa cosa, che era abbastanza, insomma, indignata. Loro gli hanno promesso che naturalmente appena finisce l'emergenza sarà la prima a essere nuovamente riassunta, però intanto, insomma, la paura viene, quindi c'è come si può dire, la paura del contagio, e la paura anche di rimanere senza soldi alla fin fine. Siccome siamo in un sistema economico che, se tu non lavori, ti ritrovi in mezzo alla strada, perdi anche la casa e tutto, non è che dice: beh, almeno ho la casa e pazienza, cioè la casa te la portano via, cioè anche qui è tutto da rivedere. Io credo che con questo virus, nella sua drammaticità, in questo male enorme che sta facendo, però ci pone anche delle riflessioni. Cioè la domanda è questa: ma si può andare avanti con questo sistema qua, tutti di fretta, tutti che corrono poi dalla mattina alla sera, per poi arrivare a che cosa? A, non so, alla fine di un percorso lavorativo, alla pensione, che alla fin fine hai un pugno di aria in mano e basta. Cioè anche queste politiche di far spostare la gente, no? Una volta si cercava sempre di creare i posti di lavoro vicino casa, cioè la gente cercava, venivano assunte quelle persone più vicine al posto del lavoro. Oggi invece no, devi andare di qua, devi andare di là, all'estero, specialmente i giovani, ecco, si trovano in queste difficoltà. Perché non ritornare invece a rivedere tutte queste cose qui? Dunque cercare di cambiare sistema di vita. Certo, se tu parli con l'economia, con la finanza, figuriamoci, guai a toccarli, piuttosto ti scatenano una guerra. Però non è neanche bene andare avanti in questo modo. Credo che questo virus possa anche porci questa riflessione. Credo che ci voglia una riflessione molto 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 seria. Alle 23:15 a Radio Science stiamo parlando appunto di Covid-19 in questa edizione straordinaria di Spazio Aperto. L'ultima parola a Marco Nogarin, il nostro diciamo esperto di fiducia, ecco, che ci sta dando diverse spiegazioni per i cittadini, per cercare di far chiarezza anche su queste ultime normative a seguito del Covid-19.
ricordo relatore con incarichi pubblici nel veneziano, che ringrazio ancora per tutta questa pazienza e questo tempo che ci ha dedicato. Siamo in diretta praticamente dalle 21:15, ecco perché si fosse sintonizzato poco fa, e insomma veramente lo stiamo come dire, gli stiamo ormai portando via tutte le energie. Marco, siamo al termine, se vuoi aggiungere qualcosa, e grazie ancora intanto per la collaborazione fin da adesso, ti ringraziamo. Prima di concludere, appunto, sì, vorrei generalizzare un po' anche per quanto riguarda tutte queste persone, come hai citato te, anche perché possono perdere il posto di lavoro, che capisco che è una situazione molto veramente difficile, non solo per il dipendente, ma proprio anche per i loro titolari. I titolari di impresa oggi veramente stanno passando un bruttissimo momento, e non penso sia una cosa che venga risolta così da oggi a domani, e non penso neanche che sia spostando il pagamento di qualche tassa avanti di un po' di giorni che risolve il problema, perché chi si è fermato con un'azienda deve anche rimetterla in moto, deve andare avanti, non è che ha fatto una settimana di ferie, si è trovato a bloccare tutto un sistema che è molto importante. Quindi se adesso loro dicono questo nuovo decreto che hanno detto sono circa quasi 5 miliardi circa per 9 settimane di cassa integrazione per quelli che rimangono, cioè si deve pensare come erano divisi, e bisogna capire un attimo anche veramente se poi possono anche bastare. Quindi ce ne sono poi altri 3,3 miliardi, mi avevano detto, che sono per l'estensione della cassa in deroga, e sicuramente che non sono coperti, quindi l'agricoltura stessa compresa, è stato escluso il lavoro domestico. Ma poi sono tutte quante cose, questi quali conteggi che li vedremo avanti nel tempo, perché adesso appena fatta bisogna vedere un attimo questa nuova legge, questo decreto, come verrà preso un po' anche dagli uffici competenti, che veramente va tutto bene quello che hanno detto, oppure ci troveremo ancora da naspare con l'acqua non alla gola ma ormai sopra il naso. Quindi bisogna capire un attimo se veramente potremo risolvere qualcosa, perché il problema non è semplice, è molto molto difficile e complesso. Ecco, io chiuderei con questo saluto che faccio ai cittadini che sono stati in collegamento con noi, che mi hanno messaggiato e che siamo arrivati in questi ultimi 2 o 3 giorni qua, e mi arrivavano da Zellarino. Ringrazio anche quelli di Venezia e Mestre che sono stati per la maggiore, ringrazio i cittadini di Santa Maria di Sala, in particolare qui di Vitaligo Caselle, che mi hanno segnalato appunto di questo gruppamento di persone. Ma questo purtroppo succede su tutti i paesi, non è che sia un problema di un paese solo. Vuoi salutare di nuovo Paola Regato, la coordinatrice del controllo del vicinato, che ci sta seguendo, anche lei, il dottor Enrico Gavanin, e la sorveglianza del controllo vicinato di Venezia, comune di Venezia, i cittadini di Mira, anche loro mi hanno fatto delle segnalazioni e che ci stanno seguendo. Ovviamente saluto ovviamente le istituzioni, il sindaco Nicola Fragomini del comune di Santa Maria di Sala, l'assessore dell'ambiente Stefano Bacchini e l'assessore della sicurezza dei lavori pubblici e l'avvocato Francesca Stato per quanto riguarda Santa Maria di Sala. Ecco, non ho altro da aggiungere, augurerei una buona notte a tutti. Certo, Marco Nogarin, io ti ringrazio tantissimo. Anche qui uso il superlativo assoluto, perché veramente ecco, ci hai dato delle delucidazioni, un lavoro grande proprio per cercare di far chiarezza ai cittadini. E insieme a te vorrei appunto anche salutare, visto che mi hai informato e anche ho sentito appunto che sono in ascolto tutte le istituzioni, quindi un saluto e un grazie per l'attenzione a tutte le istituzioni all'ascolto, sindaci, comuni, fino a Enrico Gavanin. Magari potremmo, perché no, prossimamente anche averlo, anche lui averlo in diretta. Grazie ancora a Marco Nogarin, relatore con incarichi pubblici nel veneziano. Attualmente ecco, ti invito a informarci appena hai altre novità o altri cittadini che ti formano delle domande. Noi siamo pronti ad aprire delle finestre informative in redazione per poter fare appunto chiarezza, come abbiamo fatto questa sera, ma ecco, una trasmissione, un approfondimento
approfondimento un po' più corto, ma d'altronde siamo in un'emergenza mai vista. Qui a Radio Sarzio il nostro palinsesto è pieno di edizioni straordinarie, di aggiornamenti, proprio perché c'è da stare insomma con l'antenna alte, da capire cosa sta succedendo e aiutare i cittadini appunto a capire bene come bisogna comportarsi. 23:20, grazie ancora Marco e una buonanotte. Buonanotte e ciao Rosario. Ciao benissimo Marco. Ecco, anche il nostro regista ti saluta, prego Rosario. Sì, volevo salutarlo, grazie Marco e ciao e alla prossima, sperando di parlare di qualcosa, grazie, di più Rosario, grazie di qualcosa più carino, no? Nell'emergenza, che passi tutto. Comunque siamo sempre qui sulla cresta dell'onda e sempre pronti a intervenire. Vai Massimo. Bene, allora ecco, stacchiamo il collegamento con Venezia, con Marco Nogarin. Io vorrei chiudere con un riepilogo della situazione, dell'altrettanto grave situazione in Veneto. Beh, oddio, diciamo che Brescia e Bergamasco sono messi molto peggio. Comunque, intanto qui nel Veneto si registrano 163 casi positivi rispetto a ieri, sono oltre 2700 i contagiati dall'inizio del Covid-19, 4 decessi nella giornata di ieri, 80 dall'inizio del Covid-19. Ed è ancora presto per parlare di inversione di tendenza. Poi ancora per quanto riguarda il vicino Friuli Venezia Giulia, il numero dei decessi è arrivato a 38 in più rispetto a ieri, i casi di positività sono 394, iniziano ad essere interessate anche le zone di montagna, ad esempio Sappada con il primo caso. Il sindaco di Sappada ha detto: quanto pare dovremmo aspettarci altre positività ai test. Altro caso a Marano Lagunare, poi si ritorna ancora in montagna vicino alla Carnia, a Gemona, dove si sono registrati 4 casi. Credo che di novità, ecco, questi sono stati i dati che ci sono, dunque vediamo, sì, ci sono arrivati nel tardo pomeriggio. Io mi auguro che dal tardo pomeriggio a adesso, diciamo, non siano aumentati. Questo è l'augurio che vorrei fare, dunque a voce alta proprio, speriamo che non siano aumentati. Poi ancora la grave notizia che ci è giunta in queste ore, che abbiamo appreso nel pomeriggio, della scomparsa, sempre a causa del Covid-19, di Francesco Saverio Pavone, ex magistrato del distretto antimafia di Venezia, ricordo condannò Felice Maniero, capo della Mala del Brenta. Lo ricordiamo, è una cosa che ci tocca moltissimo perché il sottoscritto lo ha conosciuto, lo ha intervistato più di una volta in occasione di alcune conferenze che si erano tenute qui nel Triveneto. La notizia ci ha scosso tutti quanti, siamo veramente rattristati, altresì vicini col pensiero alle famiglie, ai parenti dell'ex magistrato. 23:24, chiudiamo qui questa edizione straordinaria di Spazio Aperto a radiosarzio.it, grazie alla regia centrale Rosario Moreno, da Massimo Bonelli in studio che ha condotto questo programma. Vi auguro un buon proseguimento con le nostre trasmissioni informative. Non vi dico buona serata perché credo che non sia proprio il caso. I nostri programmi adesso proseguiranno diffusione regionale su tutto il network Sirius. Buonasera, buonanotte.